Siamo dati Gesù Cristo. Sempre alcuni di voi mi conoscono, ci siamo già visti negli altri incontri. Mi posso spostare? O suono? Ok. Oggi siamo al nord, io sono arrivata ieri dal sud, sono partita dalla Puglia. E sono contenta perché è un periodo molto particolare per me, anche di grandi cambiamenti. Oggi forse ve ne parlo per la prima volta. E oggi un tema proprio quello su umiltà. Per me era umiltà, era quando mi sono convertita, era il andare in chiesa, non rispondere alle persone, eccetera, eccetera, e portare avanti anche Cuori Puri, che poi era nato. Però a un certo punto pensavo che se io non ci fosse, i progetti che avevo creato non andavano avanti. E questo è quello che parlava prima Padre Massimo, no? Che a un certo punto noi pensiamo che se non ci siamo noi non si può fare niente, che altri non sono migliori di noi o che altri non possono farcela. E vi voglio dire che solo nel momento che adesso io arriverò al mio passato, però in questo momento io mi sono iscritta a scuola che non avevo mai finito quando ero piccola, quindi sto facendo una scuola triennale. Ho iniziato a lavorare con un lavoro umile, perché studio da parrucchiera e estetista, e ho dovuto abbandonare quello che avevo in qualche modo creato, non tanto abbandonare ma darlo in mano ad altre persone perché io non potevo occuparmene. E mi sono resa conto che il Signore, se non ci sei tu, se non ci sono io, comunque mette davanti sulla strada delle persone che sceglie e che possono portare avanti benissimo quello che noi non vogliamo mollare tante volte, no? Dove ci attacchiamo e tante volte non diamo la possibilità dei progetti di crescere perché li teniamo stretti e vogliamo che siano nostri. Invece no, tutto quello che noi facciamo deve essere nel nome di Dio e noi dobbiamo renderci solo e soltanto strumenti di tutto questo. Io sono nata, oggi ho 36 anni, sono polacca, sono nata a Varsavia. Vi racconto a chi non ha sentito un po' la mia storia. Varsavia molto povera, molto grigia, dove non c'era niente, dove nei negozi si comprava con un blocchetto e non con i soldi, dove si stava dal 4 del mattino per avere un pezzo di pane o un chilo di farina. Però ero felice perché avevo una grande ricchezza, avevo i miei genitori, con il bambino dovrebbe insomma avere, che mi amavano. A 4 anni non ero più tanto felice perché è nata mia sorella e da quel giorno ho dovuto dividere con lei tutto, ma soprattutto quell'amore dei miei genitori che io tenevo tanto. E da lì è iniziato un cambiamento, fino ad arrivare a 10 anni quando mio papà, che era un uomo molto buono, con grande cuore, è morto. Lui era veramente una brava persona, ma aveva un problema, beveva, si ubriacava tanto di alcol e so che beveva forse perché non è riuscito a realizzare i progetti che lui voleva realizzare nella sua vita e quindi annegava queste sue sofferenze, queste sue delusioni nelle bottiglie di vodka. E un giorno saliva una scala che lo portava solo a comprarsi l'ennesima bottiglia di vodka, invece l'ha portato da un'altra parte, perché lui scivolato, ha sbattuto la testa ed è morto. L'indifferenza di persone che gli passavano a fianco senza fermarsi, lui stava a terra per 2 giorni, nessuno si è fermato, perché tutti pensavano che era un ubriacone che si è addormentato solo lì sulla strada. Quante volte noi passiamo davanti alle persone
bisognose, le persone sofferenti, e forse anche in qualche modo per non soffrire noi non ci avviciniamo, perché abbiamo paura che qualcosa tocca veramente il nostro cuore. E anche questo aveva detto prima padre Massimo, giusto? Massimo? Padre Massimo, che ha detto: noi cresciamo i nostri figli nella maniera che non debbano soffrire, però così perdono il cuore, non sono umani, ed è vero. Allora, a 10 anni mio papà è morto, io ho sofferto tanto, mia mamma è andata in depressione, è rimasta da sola con 2 uomini, ha iniziato a portare a casa, è rimasta da sola con 2 bambini, ha iniziato a portare a casa dei uomini, cosiddetti zii, e uno di questi zii abusò di me quando avevo 10 anni. Poi ho scoperto che l'ha fatto anche con mia sorella, ne aveva 6. Quando io dissi questa cosa a mia mamma, lei non mi ha creduto, perché molte volte è più facile non credere, è più facile fare finta di niente per non ammettere i nostri sbagli come genitori. E io ho iniziato a odiare mia madre perché c'era, ma si comportava come se non ci fosse. Ho iniziato a odiare mio padre perché era morto. Ho iniziato a odiare tutto il mondo, ho iniziato a scappare da scuola, da casa, mi cresceva la strada. I miei amici erano quelli che spacciavano la droga, noi la prendevamo e andavamo in giro a fare casini. Mia nonna a 13 anni ha deciso di adottarmi, perché ha visto che questa sua amata nipote sta perdendo la strada giusta, ma dopo qualche settimana al tribunale ha detto che lei non si può più occupare di me, perché non ce la faceva, poveretta. Ne combinavo di tutti i colori, e nonostante la amavo più di qualsiasi altra persona nel mondo, la trattavo male. Perché? Perché dentro delle persone che sono state già ferite scatta un meccanismo di difesa, e quindi io mia nonna la mettevo alla prova. Sì, tu dici che mi ami? Allora vediamo quanto sopporterai, quanto riesci a perdonare tutto quello che io ti combino. E purtroppo mia nonna, come tutti gli altri, a un certo punto non ce l'ha fatta. Io quel giorno ho deciso di togliermi la vita, perché dicevo: nessuno mi ama, nessuno mi vuole. Ho preso tutte le pastiglie che ho trovato in casa di mia nonna, ho cercato di suicidarmi, volevo far soffrire gli altri, volevo farli vedere cosa avrebbero perso se io fossi morta, volevo far vedere gli altri quanto volevo vivere morendo. Mi hanno portato in ospedale, mi hanno salvata, però sono scappata anche dall'ospedale perché mi volevano chiudere in una comunità per bambini che non si comportano bene. Mi cercava la polizia, servizi sociali, ma io scappavo, ero una buona fuggiasca in quei tempi. Poi ho conosciuto delle persone che a 16 anni mi hanno proposto lavoro da modella, lavoravo a Varsavia, ho iniziato a lavorare come modella, e poi mi hanno proposto un contratto fuori Italia, cioè fuori Polonia. Sono partita minorenne, sono arrivata in Italia, ma non mi hanno portato a Milano. Mi hanno portato alle porte di Torino, dove mi hanno chiuso in un garage trasformato in un locale di terza categoria, dove mi hanno preso documenti e dove hanno cercato di farmi prostituire. Questo è stato quasi 20 anni fa, io non parlavo nessuna lingua se non polacco, avevo soldi, non avevo documenti perché me li hanno presi, non potevo chiedere aiuto perché in mezzo a queste persone c'era anche un ispettore di polizia che collaborava con loro. Poi sono stati arrestati, sono andata, ho testimoniato in tribunale, ho aiutato polizia poi a trovare queste persone, però in quel momento non potevo fare niente, cioè ero 20 anni fa in una nazione che non conoscevo e non sapevo neanche dove sbattere la testa. Un cliente, d'accordo con loro, mi violentò.
per darmi un battesimo, diciamo, di quel locale. E poi ho conosciuto un ragazzo che non ho mai rivisto, io lo chiamo mio angelo custode, perché nel momento più buio, quando voi pensate che non c'è più nessuno, questo angelo in qualche modo arriva davvero mandato dal Signore, e questo ragazzo mi ha aiutato a scappare. Io non sono tornata in Polonia quando sono scappata, perché non c'avevo dove tornare, sinceramente. Tutto quello che mi succedeva era meglio di quello che comunque io vivevo già. Sono rimasta in Italia, sono riuscita ad arrivare a Milano, ho iniziato a lavorare per le agenzie di moda e in televisione. Ho conosciuto quel mondo tanto ambito da giovani oggi, no? Di soldi, macchine, tutto colorato, bello. Anche io in quel momento mi ero proprio, ho detto, mamma mia, questa è la felicità, ma che bello, ho conosciuto un ragazzo ricchissimo. Andavamo in giro ogni weekend a Monte Carlo, a Saint-Tropez, qualsiasi cosa io volevo ce l'avevo, ma un giorno è successa una cosa. Un giorno ho iniziato a sentire che dentro di me mancava qualcosa. Non parlavo con mia madre, con la mia famiglia, con i miei veri amici, non vedevo più nessuno. Cercavo una cosa, e quando ho parlato con lui di questa cosa, lui mi disse: Ania, io ti posso dare tutto, tutto quello che vuoi, però una cosa non mi devi mai chiedere, perché io non credo che esiste, non te la potrò mai dare, non ti posso dare amore. Noi cosa cerchiamo nella nostra vita? Amore. Ognuno di noi, ognuno di voi vorrebbe sentirsi veramente amato, vorrebbe amare con tutto il cuore. Ma noi lo siamo già, c'è già qualcuno che ha dato la vita per noi. E se non troviamo la fede, non lo capiremo. Io lì ho iniziato a disperarmi, allora i soldi non possono darmi tutta la felicità, voglio amore, ma amore non lo si può comprare. Allora come si fa a trovare questo amore? A Milano poi, negli ambienti soprattutto dello show business, si fa tanto uso di droga. Io in quel periodo, sempre per chiudere questa voce che dentro di me mi diceva guarda che c'è qualcos'altro, guarda che c'è qualcosa di più profondo, io per farla stare zitta mi drogavo anche io. Tante volte andavo a cavalcioni per terra a cercare nelle fessure del pavimento se ci fosse rimasto un granulo della cocaina di sera di prima, quando spacciatore non ci rispondeva più al telefono. E un giorno mi sono svegliata di notte perché c'era mio cane che abbaiava. Ho visto a fianco a me, a fianco mio letto, un uomo con la barba, vecchio, che mi guardava e scuoteva la testa. E ho pensato, no, dopo droga, dopo alcol, sicuramente ho delle allucinazioni. Ho detto, accendo la luce così tutto sparisce. Ho acceso la luce. Mio cane ancora abbaiava quell'uomo, quindi se io ero fatta, anche mio cane era fatto della stessa cosa, perché vedevamo, avevamo le stesse allucinazioni. Acceso sta luce, quell'uomo era ancora lì, mi guardava e scuoteva la testa. E non diceva niente, però il modo in cui mi guardava mi faceva sentire in colpa. Come se io sentissi i suoi pensieri, e quello che lui pensava era: Ania, ma cosa stai facendo? Poi è sparito. Io all'epoca non andavo in chiesa, quando vedevo un sacerdote mi veniva orticaria, quando vedevo una chiesa passavo dall'altra parte della strada. Non sapevo niente delle apparizioni, dei santi, non avevo idea.
Però per tanti anni mi ricordavo di questo vecchio con la barba anche se non sapevo chi era. E solo dopo tanti anni da questo fatto, quando sono andata a Medjugorje, mi hanno regalato un libro che raccontava la vita di un santo, e quando ho visto la foto sulla copertina del libro sono rimasta scioccata, perché era quell'uomo vecchio con la barba che mi era venuto a trovare tanti anni prima, per dirmi: guarda che se vai avanti così non arriverai lontano. Conoscete un vecchio con la barba? Eppure San Charbel c'ha la barba, però era la foto di Padre Pio. Io so che Padre Pio lavora molto di più adesso che quando lavorava, anche lì lavorava tanto, però adesso lavora molto di più. Noi pensiamo tante volte che siamo noi a scegliere i nostri santi. Io non so se si fa anche da voi, però qualche gruppo di preghiera so che pescano una volta all'anno un santo per tutto l'anno. Fate anche voi? Io non penso che siamo noi a scegliere i nostri santi, penso che sono i santi che ci scelgono. E quindi se voi trovate, non lo so, magari pescando vi esce questo nome, poi andate da qualche altra parte, vedete immaginetta di un santo che non è Padre Pio, uno qualsiasi, oppure vi capita sempre in qualche modo di avere di mezzo questo o l'altro santo, pregatelo, perché vuol dire che vi sta vicino, vuol dire che in qualche modo vi vuole far capire: guarda, io ci sono, io ti posso aiutare, sono qua. E io da quel giorno, anche se non sapevo ancora che era Padre Pio, perché l'ho scoperto tanti anni dopo, però da quel giorno ho iniziato a cambiare qualcosa, ho iniziato a cercare qualcosa di più profondo, lì quella di Milano, le feste, le cose, però io cercavo qualcosa, sbagliando la strada, perché un mio amico attore mi ha portato dai buddisti e io stavo per qualche mese davanti tipo un armadio con una pergamena e lì pregavamo davanti a questo armadio. Poi sono andata dagli evangelisti, che simpatici, mi piaceva anche perché cantavano, suonavano, chiamavano Gesù e dicevo: beh, Gesù ho già sentito da quando ero piccola, allora sarà la strada giusta, no? Però mi mancava sempre qualcosa e oggi lo so cosa: la Madonna. E un giorno Paolo Brosio, che lavoravo in televisione all'epoca con Marco Predolin, facevo un programma, hanno presentato Palinsesto per l'anno prossimo, ho incontrato, c'era lì anche Brosio che ormai ci conoscevamo, e io gli raccontavo, no, di tutte queste cose che io ho scoperto. A quell'epoca io pensavo ancora ai alieni, alle altre vite, tutte queste cose qua. E lui mi guardò come così un po' arrabbiato e mi ha iniziato a parlare di Maria. Mi ha iniziato a parlare di Medjugorje. Io ho detto: questo è completamente pazzo. E mi presento Diego Manetti, che conoscete tanti perché lavora a Radio Maria. Diego all'epoca lavorava per la Mondadori, io volevo fare un libro sulla mia vita per dimostrare alla gente che si può, che ci si può realizzare, si può alzare da qualsiasi situazione, un po' come quelle lobby, no? Che si diceva prima, che vogliono solo arrivare al successo e io sono forte, non ho bisogno di nessuno, posso farcela da solo. E questo era il mio messaggio per il mondo, che io da povera, disgraziata, piccolina, sono arrivata a fare grande carriera, uscire su giornali, eccetera. E mi sono incontrata con Diego, gli ho raccontato tutta la mia vita e lui mi guardò un po' così e quando ho finito mi ha detto: Ania, io guardandoti negli occhi ho capito che la tua storia la dobbiamo raccontare perché può aiutare tante persone, però manca qualcosa, tu devi venire con me a Medjugorje. Io ho detto: vabbè, questo mi pubblica il libro, che a me ne frega, vado a Medjugorje anche se non ho bisogno. Ho detto: vado per mia sorella che all'epoca aveva tanti problemi, ho detto vado a pregare per lei. Ma tante volte Dio usa la nostra superbia
per fare su di noi i suoi progetti. E io sono partita con Diego, non vi dico, quando è arrivato a prendermi a Milano per 4 giorni, sono partita con una valigiona piena di scarpe con tacco, i trucchi, le cose per i capelli. Lui mi guardò e dopo anni mi ha detto che ha pensato che questa nessuno ce la farà aiutarla. Siamo partiti 10 ore in macchina, lui pregava 150 rosari, io pensavo di morire. Poi a un certo punto mi fa: Ania, vuoi fare una decina? E io facevo finta di dormire in macchina. Siamo arrivati a Međugorje, 2010 era, siamo andati su Monte Podbrodo, poi dove Miriana aveva l'apparizione. Sono stata lì dalle 6 del mattino fino a circa le 9, non ho visto, non ho sentito completamente niente. Zero. Quanti vanno a Međugorje e dicono: mo se adesso io vedo qualcosa, allora credo, se non vedo, non credo. E io lì non ho visto niente, allora sono andata da Diego, gli ho detto: senti, qua è tutta una truffa, tutto un business, qua non appare niente, solo per fregare soldi ai pellegrini. E lui mi rispose con una voce che a me dava sui nervi, però voi che avete conosciuto Dio, la fede, conoscete i preti che parlano con questa voce, o le sorelle, o quelli proprio vicino a Dio, con una voce piena di pace, di amore, no? A me mi dava sui nervi e lui mi diceva: Ania, tu ancora non sai, ma dentro tuo cuore già qualcosa è cambiato. Io ho pensato: questo è completamente pazzo, che ne sa lui cosa ha cambiato dentro mio cuore? Però ho detto: vabbè, mi pubblica il libro, pensi quello che vuole, andiamo avanti. Siamo andati sotto Monte Križevac, dove c'è la Via Crucis. Io nel 2010 non sapevo neanche cosa volesse dire la Via Crucis. Lui sempre sotto quel monte ha iniziato con le prediche che mi veniva mal di testa, diceva: voi quando salite su pensate a Gesù, pensate al Calvario, alla croce. E io ho pensato: ma che me ne frega dei problemi di Gesù di 2000 anni fa, quando io non so cosa mettermi stasera. Questi erano i miei problemi. Però ho detto: vabbè, pubblica il libro, sto zitta, andiamo avanti. Mi faccio questo ultimo sforzo. Sono arrivata alla terza stazione di Via Crucis, non ce la facevo più. Chi è andato a Međugorje sa che Križevac non è mica così hop shop, sei arrivato sopra. Sono arrivata alla terza stazione, ho detto: io torno indietro, mi siedo al bar, mi bevo una birra, tutti si fanno giro, vanno su, scendono giù e mi raccontano cosa c'era sopra. Perché devo faticare. Io a Milano a quell'epoca non ero neanche abituata a vendere vestiti nell'armadio, avevo la signora delle pulizie che lo faceva e quindi per me ogni fatica andavo in palestra a faticare, ma tra virgolette, perché andavo solo a fare finta di fare qualche esercizio e fare pubbliche relazioni. Sono stata lì alla terza stazione, dove Gesù, cosa c'è la terza stazione di Via Crucis? Cade per la prima volta e io, rinunciando, è come se fossi caduta, no? Dico: non vado da nessuna parte. Però lì ho sentito una voce che mi diceva: Ania, tu sei arrivata qua e finché non sali lassù non saprai mai il motivo per il quale ci sei arrivata. Allora ho guardato tutte le vecchiette malate, le signore sempre giovane, grazie, 81. Ah, 81, vedete? Le signore di 81 anni che correvano come se fossi 18 anni per questo monte su e giù e non si lamentavano, e io lì, giovane, sana, e mi lamento. Ho detto: no, ce la faccio pure io. Ho preso il rosario in mano, ho iniziato a camminare, ma come spinta da una forza maggiore, come se monte si fosse abbassato solo per me. Sono arrivata in fondo alla croce bianca che c'è in cima e davanti alla croce sono caduta in ginocchio e ho iniziato a pregare. Ma non ero lì a pregare,
perché nel 2010 io non sapevo neanche dire un'Ave Maria. Erano le parole che mi uscivano da sole dalla bocca, parole mie. Questa è la preghiera più sincera che voi potete fare, quella che esce dal cuore. E lì ho sentito la stessa voce che mi diceva: Ania, tu devi perdonare. Devi perdonare a tutti quelli che nella vita ti hanno fatto del male. Mi si sono aperte le labbra e sono uscite due parole: vi perdono. Vi perdono. Due parole semplici, vero? Provate a dirle con cuore a qualcuno che vi ha fatto del male, che vi ha fatto soffrire. Ti perdono. È molto difficile. Quando sono riuscita a dire queste parole, mio cuore, che era fatto di pietra per anni, si è spaccato in mille pezzi, ho sentito una grande leggerezza. Ho iniziato a piangere. Tutte le lacrime che per anni tenevo dentro di me, perché io dovevo essere sempre quella che non ha bisogno di nessuno, che può farcela da sola. E invece mi sono accorta che non è così, che nessuno di noi, nessuno di voi può farcela da solo. E qua torniamo sempre all'umiltà. Finché noi non riusciamo a ammettere che siamo dei poveracci, che abbiamo bisogno di qualcuno che ci ami, che quando cadiamo ci aiuta a rialzarci, che in qualche modo ci indica la strada e magari un pezzo di questa strada la fa anche con noi, noi non possiamo fare niente da soli. Io ho incontrato l'altro giorno un signore che mi diceva: io pensavo che questa persona poteva riempire il buco nero, il vuoto che io ci avevo dentro. Nessuno sarà capace. Solo Dio e la fede possono riempire quel vuoto che noi abbiamo dentro. Perché noi siamo nati come le creature in qualche modo spirituali, dimmi se poi sbaglio le parole, spirituali, e quindi la nostra è come se voi aveste un iPhone, diciamo, no? Telefonino. Noi siamo nati come un iPhone e possiamo attaccarci, quando si scarica la batteria, tutte le cariche batteria che troveremo in giro, ma se non attacchiamo quella originale non si caricherà mai fino in fondo. E la nostra carica batteria originale qual è? È Dio. Senza Dio non possiamo fare niente. E lì io mi sono accorta che senza Dio non potevo fare niente. Non volevo più tornare a Milano, volevo rimanere a Međugorje, stavo lì, stavo bene, sono andata da Diego, ho detto: senti, avevi ragione, adesso puoi prendere il mio libro e lo puoi buttare nel cassonetto della spazzatura, perché era già scritto. Ma era pieno di odio, di rancore, di tante cose brutte verso tutte le persone che mi avevano ferito. A Međugorje sono riuscita a perdonare. Poi mi hanno riportato a Milano, sono stata ancora un anno a Milano, non riuscivo più a ritrovarmi, perché come se avessi trovato la verità, no? E negarla era una cosa che mi faceva soffrire ancora di più. E quindi un giorno sono stata a letto per 3 giorni a guardare il soffitto e dicevo: senti Gesù, io non ti ho mai visto, non ho visto sole che gira, non ho visto la Madonna, non ho visto niente di questi miracoli che dicono che a Međugorje si fanno, come faccio a credere che tu esisti? E lì di nuovo la voce che mi diceva di andare in chiesa. Allora nessuno mi ha trascinato per i capelli, sono andata in chiesa da sola. Era la prima domenica dopo Pasqua, la domenica della Divina Misericordia. Io entravo in chiesa con questa domanda: come faccio a credere? Io non ti ho mai visto. Ovviamente sono entrata in ritardo e c'era il sacerdote che leggeva il Vangelo.
E nel Vangelo c'era Gesù che parlava con Tommaso. E io sono entrata sentendo queste parole, dove Gesù gli diceva: prendi le tue mani e mettile nei miei fianchi, prendi le tue dita e mettile nelle mie ferite. E quando Tommaso ha toccato le ferite di Gesù, gli ha creduto, e Gesù che gli rispose: tu hai creduto perché hai veduto. Beati quelli che crederanno ma non hanno visto. E io lì ho ricevuto le risposte a tutte le mie domande. Perché se voi conoscete Dio, non vi fate più tante domande. Amate, credete, fate quell'atto di fede, perché sapete poi dove andare. Io da quel giorno è cambiata tutta la mia vita. La mia vita era finta, io avevo capelli finti, le unghie finte, non uscivo di casa se non ero truccata, vestita in un certo modo, se non avevo l'ultima borsa di Louis Vuitton, se non ho fatto tante altre cose. In quell'epoca ero fidanzata con il nipote dell'ex premier, Silvio Berlusconi. Ero fidanzata con il nipote 3 anni, lui molto innamorato di me, mi voleva sposare, ma io in quel momento non pensavo a niente altro, pensavo solo a quello che avevo trovato, non ero felice. Noi andavamo in giro con aerei privati, con le guardie del corpo, qualsiasi cosa, e non era questo che mi ha detto: non ti posso dare amore. Ne avevo tanti fidanzati all'epoca. Però qualsiasi cosa io volevo ce l'avevo, c'eravamo tutto quello che tante persone cercano. E forse oggi per quello la mia testimonianza in qualche modo tocca, perché davvero io l'ho vissuto. Non sono una persona che sognava di fare una cosa e non ci è riuscita, allora dice che non va bene. No, io ci sono riuscita, ci sono stata, ho visto la miseria che c'è lì, che la facciata è bella, dove tutti sorridano, ci sono i soldi, c'è tutto. Ma dentro soffrono anche come noi, perché non dobbiamo pensare che se noi ci convertiremo poi la felicità è tutti i giorni, è tutto bello. Non è così, c'è anche la sofferenza, però noi sappiamo come portare questa sofferenza. Noi guardiamo la croce, noi sappiamo offrire questa sofferenza. E chi non ha conosciuto Dio non capisce perché soffre. Allora preferisce far soffrire tutti gli altri a fianco pur di non soffrire lui. Io un giorno ho preso tutte le mie robe, ho salutato mio fidanzato all'epoca, e mi sono trasferita a Medjugorje. Sono andata lì, dovevo stare qualche giorno perché avevo un contratto a Porto Cervo che iniziava il 25 di giugno, e dopo 10 giorni con le suore a Medjugorje ho deciso che non vado da nessuna parte. Mi hanno chiamato da Porto Cervo, hanno detto: ma tu sei impazzita, noi ti veniamo a prendere, ti hanno fatto qualche plagio, qualche lavaggio del cervello, non è possibile, che fai lì, che c'è lì? Io dicevo: niente, io qua sono felice. E loro dicevano: sì, ma sei felice, ma perché? Cioè, noi qua con gli yacht, con tutte le robe, tu là, 4 mucche, non so cosa che c'era lì, le galline, una chiesa e basta. Cioè, cosa c'è da essere felici? E dice: niente, io vado in chiesa, prego, faccio il rosario, do da mangiare le galline, però le patate, e sono felice. E loro pensavano che sono impazzita, anche io ho pensato di essere impazzita. 25 giugno, quando dovevo essere a Porto Cervo, io sono andata alla Santa Messa, era anniversario delle apparizioni, ho visto non so quante mila, 30.000 persone, e dicevo: ma se io sono pazza, allora tutti questi sono pazzi, 30.000 persone, tutti pazzi. Voi che siete qua siete tutti pazzi,
perché credete in Dio, cercate la verità, cercate la fede, cercate l'amore, cercate la speranza. Ho detto, se questo vuol dire essere pazzi, io voglio provare a essere pazza come loro. Rimango a Medjugorje. All'inizio sono rimasta un mese, dopo un mese mi sono chiusa a digiuno per 9 giorni a fare una novena in una casetta di legno, mangiavo solo il pane e bevevo acqua per 9 giorni senza uscire, solo la suora mi portava lì quello che serviva e veniva a vedere se sono viva o morta. Io in quella casetta mi sono portata diario di Santa Faustina Kowalska e la Bibbia su DVD, perché mi sono portata il computer ma non c'era internet, quindi stavo lì a guardare sti DVD della Rai sulla Bibbia, no? Tutte le cose su DVD. E così mi sono vista tutta la Bibbia e mi è piaciuto un po'. E poi leggevo il diario di Santa Faustina, che non ci capivo niente all'inizio, perché non è semplice se tu non sei molto nel silenzio, nella preghiera, non riesci a capire, ti sembra una matta quella suora. Però dopo che passavano giorni, sapete, con il digiuno, con il silenzio, con essere lì da sola, cioè avevo una fame così forte che avrei mangiato la porta di legno di questa casetta, e lì mi sono accorta di una cosa stranissima, ma è bellissima, che più c'avevo fame, più leggevo il diario di Santa Faustina Kowalska, e più le leggevo, più meno fame c'avevo. Mi riempivo con la parola di Gesù che leggevo nel diario di Santa Faustina e proprio mi entrava dentro. E solo dopo ho scoperto che si dice da qualche parte che non solo di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ed è vero, perché noi oggi moriamo con la panza piena, ci abbiamo mangiare, ci abbiamo tutte le cose che vogliamo, cellulare, quello che vogliamo, ma moriamo di fame anche con la panza piena. Se invece noi ci nutriamo dell'Eucaristia, se invece noi amiamo, ci facciamo amare, se invece noi non pensiamo solo alle nostre necessità, ma ci apriamo a quel grande amore, possiamo morire un giorno anche con pancia vuota, ma moriremo sazi. Questa è parola di Dio, che ci riempie, che ci sazia. E non morirete mai di fame. Io ho imparato a Medjugorje tante cose. Dopo quel giorno nella casetta ho deciso di mollare tutto, sentivo una voce che mi diceva lascia tutto e seguimi. Sono andata, ho pregato, era una voce che arrivava dall'alto. Sono andata a Milano, ho lasciato la casa, ho lasciato lì, ho lasciato il fidanzato, ho lasciato tutto quello che avevo e con niente, proprio con niente, con una valigetta, sono tornata a Medjugorje. Ho vissuto 3 anni con le suore di provvidenza, mi vestivo con quello che portavano pellegrini, mangiavo quello che portavano pellegrini, anche se erano robe scadute, non fa niente perché c'è la gente al mondo che muore di fame, si mangiava pure questi. E sono stati 3 anni più belli di tutta la mia vita, perché non dovevo dimostrare niente a nessuno, non mi dovevo vestire bene, truccare o non so, essere gentile, ero me stessa, ero Ania, mi preoccupavo solo del mio rapporto con Dio e poi di conseguenza di costruire quello con gli altri. Ma la gente mi voleva bene per quello che ero io, senza trucco, con capelli legati, vestita male, chi se ne frega, ma la gente mi amava per questo. E questa è la vostra rivincita, se riuscirete come lì sono riuscita io a togliere la maschera, a farvi amare, volere bene per quello che siete veramente, e lì se troverete le persone che vi vogliono bene per quello che siete veramente, ve le portate per tutta la vita. Sì, anche dopo, però dico qua su questa terra.
Allora, ho incontrato ancora a Milano un mio simpatico amico. Per 2 ore gli dicevo della preghiera, della Madonna, di Gesù, che tutto era così bello. E lui mi guardava così, perché ero tutta felice, non raggiante, e mi ha detto: Ania, ma dimmi, ma che ti fanno fumare lì a Međugorje? Perché la vorrei fumare pure io sta cosa. Ecco, il nostro fumo è la preghiera, è l'amore. Quando voi tornate a casa dopo questi ritiri che fate adesso, dopo un pellegrinaggio, dopo un'esperienza forte con Dio, gli altri vi guardano come se vi fossi fumati qualche cosa, perché siete felici, volete amare gli altri, aiutare gli altri, e questo per il mondo di oggi non è normale. Io vi dico solo 2 cose che ho imparato, perché così non perdo il treno, che devo tornare, che domani c'è la scuola e pure esame, vediamo che ore sono. 10 minuti devo finire, se no perdo il treno. Allora, ho imparato tante cose, ma ve ne dico solo 2. Una è il perdono, l'altra è amore. Perdonare, perché se una vittima di stupro, di violenze, di tante cose brutte, tante sofferenze, può perdonare, ed è qua davanti a voi, non è che vi racconto storia di qualcun altro, ognuno di voi lo può fare, ognuno di voi. Quando sono riuscita a perdonare a tutti su quel monte, ma soprattutto a mia mamma, che per anni non volevo vedere, sentire, per me se era viva o morta non me ne fregava proprio niente, anzi se moriva era meglio, perché così non mi sentivo in colpa che non volevo avere niente a che fare con lei. Quando dopo anni ci siamo riviste, ci siamo riabbracciate, è come se fosse 2 fili della corrente, no? Che qualcuno ha riparato, che erano strappati, e di nuovo passava la corrente, di nuovo si è accesa la lampadina. Perché con quell'abbraccio dopo anni, mamma e figlia diventavano di nuovo una cosa sola, come lo è stato all'inizio. Noi usciamo dal ventre della nostra mamma, anche se vorremmo tanto, non potremo mai, mai strappare questo legame dalla nostra madre. E io mi sono accorta che non potevo dare la colpa a lei per le cose che ha fatto o che forse non ha fatto, perché anche mia mamma un giorno era una figlia, anche mia mamma un giorno ha avuto dei genitori che forse non gli hanno dato abbastanza amore quanto lei aveva bisogno, e lei poi non era capace farlo con me e con mia sorella. Io ogni incontro dico: quando voi uscite da qua, prendete in mano il cellulare e chiamate almeno una persona con la quale non ci parlate. Forse da oggi, da ieri, da una settimana o da tanti anni. Chiamate questa persona e chiedetele scusa. Perdonatela. Anche se vi ha fatto del male e voi non lo meritavate, non importa. Perché se voi la perdonate, non lo fate per lui o per lei, lo fate per voi. In questo modo riuscite a svuotare il vostro cuore dei sentimenti inutili, che sono rabbia, odio, rancore, e che non permettono a Dio di lavorare nel nostro cuore e a noi di dimenticare, di andare avanti, di ricominciare da zero, perché ci trasciniamo sempre queste cose vecchie dietro, queste sofferenze. E quando una cosa non si riesce a risolvere, che ha fatto Alessandro Magno? Alessandro Magno, sì, che c'era tutto intricato, ha preso l'ascia e non è riuscita a aprire il nodo, ha preso ascia e con un tiro, uno solo, sul nodo ha risolto il problema. Così dobbiamo fare, perdonare. Non c'è altra strada per liberarsi dalle sofferenze se non perdono.
Non c'è altra strada per arrivare un giorno al paradiso se non per dono. Noi siamo tutti bravi, perché io lo vivo ormai da tanti anni, a venire ai gruppi di preghiera, a questi incontri, eccetera. Siamo qua, bravi, sì, ci piace, è così. E poi, se guardiamo la nostra vita, noi tutti i giorni preghiamo Padre Nostro, ma ci siamo mai veramente soffermati sulle cose che diciamo? Perché guai se Dio ci sente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi tutti i giorni questa preghiera la rivolgiamo a Dio, perdonaci nella misura nella quale noi perdoniamo. E se noi abbiamo anche solo una persona che non riusciamo a perdonare, come possiamo chiedere a Dio di perdonarci nella stessa misura? Io conosco tanti preti esorcisti, ormai anche Padre Amort, che qua sulla terra non c'è più, però c'è lo stesso. Ho avuto veramente la possibilità di conoscere esorcisti molto santi, molto conosciuti in Italia soprattutto, e vi dico che un giorno ho assistito durante un esorcismo a una cosa che non avrei mai immaginato. Quando il diavolo ha parlato attraverso la persona, il paziente in quel momento, ha detto una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta. Ha detto: io voglio solo un Dio di giustizia, non voglio Dio di misericordia. Oggi il mondo cosa vuole? Giustizia. Se tu mi hai fatto del male, devi pagare. Se mi hanno ucciso un figlio, o non so che cosa è successo, la moglie e il marito mi ha tradito, hanno sfasciato la famiglia, deve pagare, deve soffrire, deve fare per questo che ha fatto, lui deve pagare. Ma anche se pagherà, e anche se giustizia è importante, voi non ritroverete mai pace nel cuore solo con la giustizia. Non esiste giustizia se non c'è perdono. Solo diavolo vuole Dio di giustizia e basta. Non esiste giustizia se non c'è misericordia. Quindi fate questa telefonata e provate a perdonare, fare quel primo passo verso chi ci ha fatto del male. Io so che magari ci sono qua persone che dicono: ma quella persona che mi ha fatto del male non c'è più, è morta, oppure io gli ho fatto del male e non c'ho come chiedere scusa. Non importa, se voi pregate per questa persona, nel vostro cuore le perdonate o chiedete perdono, questa persona vi sente. Anzi, forse ancora questa persona che vi ha fatto del male sta ancora nel purgatorio e aspetta il vostro perdono e non riesce a accedere al cielo proprio perché non riceve questo perdono qua vostro, dalle persone che ha ferito. È importante, perché in questo modo vi liberate anche voi. L'ultima cosa che devo scappare è l'amore. Amatevi, perché oggi il mondo soffre la mancanza d'amore. Vi dico cos'è amore, perché me l'hanno insegnato a Međugorje, cioè Gesù ce l'aveva già detto ma noi ci siamo dimenticati. Sapete che Dio ha fatto un comandamento sull'amore, no? Lo conoscete? Come fa? Bravi, ma non del tutto. Vi dico io come fa e poi ripetiamo, va bene? Allora, amatevi gli uni gli altri. No! Ma fatemi dire e poi ripetiamo. Amatevi gli uni gli altri, virgola, come io ho amato voi, punto. Ripetiamo? Amatevi gli uni gli altri come
bravi. Se c'è una via che guarisce, una via che libera, è quella dell'amore. E ce l'ha detto Gesù. Perché oggi noi cantiamo le canzoni d'amore, non so, parliamo tanto dell'amore, tanti dicono vada, andiamo a fare l'amore, tutto amore, 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 ma sto amore dove sta poi? E il diavolo, sempre di superbia parliamo e dell'umiltà, che non è tanto umile ed è geloso di Dio, geloso di tutti noi, anche lui si è voluto fare un comandamento sull'amore per fregarci tutti. Sapete come suona il comandamento dell'amore, sull'amore del diavolo? Quello non lo sapete. Strano, perché oggi dappertutto sto comandamento. Diavolo, ahimè, si è fatto un comandamento uguale, identico come quello di Gesù. Ci dice ovunque oggi, amatevi gli uni con gli altri, punto. Amatevi con chi volete, dove volete, quando volete, come volete, non importa cosa fate con il vostro amore, non importa se uomo con uomo, se donna con donna, non importa se fate del male a qualcuno, l'importante è che voi siete felici. Questo è il grande comandamento dell'amore del diavolo. Ma se l'amore non parla un linguaggio del dono, è solo una parola vuota. E Gesù ci ha detto cos'è il vero amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se noi siamo capaci a dare anche la nostra vita come ha fatto lui per un'altra persona, questo è un vero amore. Tutto il resto è solo la chiacchiera del diavolo. Dio vi benedica e grazie di avermi ascoltato.